la legge delega per l'attuazione di una riforma organica della magistratura onoraria necessaria e attesa e lo scorso maggio è stato adottato il primo decreto legislativo attuativo. Già con la legge di stabilità 2015 era stata peraltro disposta la proroga dei magistrati onorari in servizio. Aggiungo, onorevole, un punto dal quale lei partiva, chiedo ancora 5 secondi, perché lei diceva un numero corretto di procedimenti esposti a rischio Pinto. Sottolineo però che io ho visitato i 10 tribunali con maggiori difficoltà in Italia, 7 erano a pieno organico amministrativo e di personale giudiziario. È vero che ci sono dei vuoti di organico, ma il tema di come si utilizza l'organico, di come si dirigono gli uffici, è un tema La dal quale non ringrazio. possiamo assolutamente prescindere per evitare il rischio di dover pagare soldi per risarcire i cittadini che hanno subito un danno. Onorevole Aniello Formisano, per la replica, prego. Grazie Presidente, soprattutto grazie Ministro. Non mi capita frequentemente di poter dichiarare in quest'Aula di ritenermi soddisfatto. Do atto a lei, al suo governo, che noi sosteniamo, di aver realizzato una prima inversione di tendenza in un settore che era sempre rimasto un po' ai margini dell'attenzione politica. Erogare la giustizia in tempi rapidi significa rendere civile il nostro Paese. Non sempre è stato così. E la ringrazio quando fornisce i dati, poi ci ritorneremo nel prosieguo della nostra vita politica. Lei ha parlato, credo con cognizione di causa, di numerose assunzioni di personale ausiliario all'attività dei magistrati. Questo non può che soddisfarci, perché anche questo è uno dei modi attraverso i quali si danno le risposte che i cittadini chiedono, quella di erogazione di giustizia in tempi rapidi, ma anche quella di possibilità occupazionali, perché se funziona il sistema è evidente che va bene per tutti. Quello che le volevo trasmettere, vorrei trasmettere ai cittadini italiani, noi dovremmo evitare di finire sui giornali come siamo finiti la settimana scorsa, se non ricordo male, sulla vicenda che nei nostri tribunali è absit in iura verbis, non ho assolutamente alcuna valutazione negativa, finiscano però persone che non hanno il requisito di professionalità, avrete tutti quanti letto, avrà letto anche lei, signor Ministro, che in virtù di una legge dello Stato, alcuni barellieri sono stati assegnati alle funzioni di assistenti dei magistrati. Questo è giusto che avvenga a condizione che il sistema sia in grado di tollerare queste eccezioni. Se così non è, finiamo sui giornali perché mettiamo i barellieri a fare i cancellieri e questo non deve essere, come dire, quello che rappresenta l'Italia nell'immaginario collettivo nel campo della giustizia. Comunque grazie perché le risposte che chiedevamo in parte sono arrivate. Siamo all'interrogazione 3.2496, onorevole Santerini, concernente iniziative volte a consentire anche agli insegnanti di religione di svolgere il ruolo di vicari del dirigente scolastico. Onorevole Milena Santerini, a un minuto, prego. Grazie. Signora Ministro, la legge 107 prevede che anziché l'esonero, il dirigente scolastico possa individuare i collaboratori all'interno dell'organico dell'autonomia. Avviene però che in questo momento non possono svolgere questo ruolo di vicari dei dirigenti gli insegnanti di religione, che invece finora lo hanno fatto, presumibilmente perché non possono essere sostituiti, qualora lasciassero la cattedra, con altri idonei, perché ci vuole un'idoneità per l'insegnamento della religione prevista dalla normativa del concordato. Noi chiediamo quindi quali iniziative si possono trovare per rimediare a questa che chiaramente non è assolutamente un'esclusione programmata da parte del Ministero, però di fatto rischia di diventare una discriminazione perché ad oggi ci dicono appunto